Fino al 18 gennaio, da oggi, si potrà visitare presso il complesso monumentale Corridoni a Mazara del Vallo una collettiva d'arte di Emanuele Lombardo, Francesca De Santi e Tania Lombardo. Un'intera famiglia in mostra, in pratica, accanto a me l'assessore Ballatore. Una bella iniziativa quella del comune di Mazara anche. Ma su queste cose il comune di Mazara e l'amministrazione tutta si sforza sempre ad incentivare e a spingere proprio su questo tasto, perché effettivamente la cultura e una mostra o una pinacoteca come la nostra ha un senso e una valenza. Fra tutte le altre cose mi piace ricordare che questa mostra è proprio anche perché siamo sotto Natale e quindi la famiglia, la pace, la serenità è rappresentata dagli attori che sono una famiglia, il padre, la madre e la figliola. E questo è un cammino che questa famiglia e che gli artisti stanno percorrendo e si spingono ad interpretare quelle che loro sono le loro sensazioni, la loro realtà. E averlo intitolato Money Gold, questa mostra, che potrebbe dare anche un significato di mani d'oro, ma nello stesso tempo di mani goldi. E i mani goldi altrimenti sembra proprio una parola proprio adatta ai nostri tempi, considerando tutti i mani goldi che attualmente ci circondano. Ma su questo non li prendiamo in considerazione, ma semplicemente spingiamo nuovamente sempre su questo acceleratore e fra tutte le altre cose che spinge alla cultura, al turismo, ma soprattutto in questo momento, oltre a questi elementi importanti e portanti della nostra realtà e della nostra collettività, io ritengo che questo sia un momento dove tutti, guardando le opere d'arte, guardando le cose belle, ci possiamo chiudere fra di noi e augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Accanto a me uno degli artisti, Francesca De Santis, senza l'S, ok. Quando ero con l'assessore la S non l'ho pronunciata e pensavo di aver sbagliato. No, non è normale, io ci sono abituata. Posso? Accanto a me uno degli artisti, Francesca De Santi, come nasce l'idea di fare questa mostra insieme alla sua famiglia? Beh, insieme alla mia famiglia, perché insieme alla mia famiglia ci interessiamo di arte in qualche maniera. Mia figlia ha fatto l'accademia, mio marito è l'artista vero e io seguo anche come lavoro. Perché Money Gold è il nome della mostra? Perché riteniamo che in questo periodo l'essere umano non ha tanto le mani d'oro che potrebbe avere quanto mani goldo, perché ci avviamo in un momento in cui l'uomo è veramente in crisi, i valori sono un po'. E allora l'ispirazione è stata proprio ai guerrieri e ai piccoli omini che non si sa cosa hanno dentro. Certo, per ora non sono molto positivi. Bene, voi sarete qui in mostra fino al 18 gennaio, quindi venite qui al Corridoni, ci sarà una bellissima mostra, mi raccomando, fino al 18 gennaio a Mazara del Vallo.